Celebrazioni solenni a Napoli in occasione dell'anniversario della liberazione dall'oppressione nazifascista avvenuta nel 1945. Il sindaco Luigi De Magistris ha partecipato alle cerimonie che si sono svolte al mausoleo di Posillipo e in Piazza Carità. Napoli, è stato ricordato, è la prima città italiana ad aver intrapreso la lotta di liberazione, conducendo nelle famose quattro giornate una battaglia strada per strada al fine di scacciare gli oppressori e di aprire le porte agli alleati. Questa è la storia vivente che noi dobbiamo trasmettere ai nostri giovani, e mi raccontavano di quanto entusiasmo ci mettono a 90-95 anni andare nelle scuole, che i programmi delle scuole certe volte non raccontano come si dovrebbe, che cosa è stato il Novecento nelle cose negative e nelle cose positive. Mai come in questo momento dobbiamo ricordare, in un momento storico in cui fanno i campi di concentramento per omosessuali in Europa, in cui c'è gente che considera i barconi della speranza dei taxi del Mediterraneo. Quindi c'è bisogno di queste testimonianze di veri uomini che hanno lottato per la nostra libertà. Ma il sindaco ha colto l'occasione anche per rispondere al primo cittadino di Torre del Greco, Ciro Borriello, che nei giorni scorsi ha detto no all'arrivo di migranti sul proprio territorio. Borriello è anche definito sindaco leghista. Lo scorso marzo è andato a Napoli a incontrare Matteo Salvini, esprimendo le sue simpatie per il movimento guidato dal leader della Lega. Però è un'eccezione il sindaco di Torre del Greco, che ha deciso di unirsi a Casa Pound e Salvini. Il problema è il suo, non è degli abitanti di Torre del Greco, che invece è una comunità assai solidale e assai accogliente. Io credo che non si debba fare strumentalizzazioni e demagogia su questo. Quando delle persone stanno in difficoltà vanno aiutate. Non dimentichiamo mai che persone di Napoli, di Torre del Greco, di Torre Annunziata, 100 anni fa migravano per andare negli Stati Uniti e venivano definiti negroidi. La storia serve per questo, per ricordare. Noi siamo un popolo che accoglie, non si gira dall'altra parte quando qualcuno è in difficoltà, e soprattutto è squallido vedere che ci sia che lo fa per ragioni politiche, perché il sindaco evidentemente per raccattare qualche voto pensa che quello è il modo migliore di fare politica. Non fa onore alla città che rappresenta, per quanto mi riguarda.